Oggi prepariamo una frittata di zucchine, mettiamo anche uno o due cipollotti con la funzione crisp del microonde, che è un tipo di cottura molto più dietetica perché non è fritta e soprattutto perché, essendo più breve, mantiene inalterate le proprietà della verdura. Iniziamo ad affettare zucchine e cipolla. Facciamo ammorbidire le zucchine con la cipolla in padella con un po' d'olio. Io, per non farle soffriggere, aggiungo anche un goccio di latte. Nel frattempo preparo l'impasto con le uova. Aggiungo il parmigiano grattugiato, un po' di latte, sale, pepe e sbatto bene. Le zucchine con le cipolle vanno soltanto ammorbidite 5 minuti perché poi nel forno a microonde con funzione crisp continuano a cuocere. Dopo averle lasciate intiepidire o raffreddare, le uniamo alle uova. Adesso un filo d'olio, la nostra frittata ancora da cuocere e poi via. In forno a microonde con funzione crisp per circa 14 minuti. Naturalmente potete cuocere anche nel forno normale, raddoppiando i tempi a 180 gradi statico. Questo è un piatto speciale, si chiama appunto piatto crisp e serve proprio per cuocere nel microonde. Pronta, guardate che meraviglia, abbiamo risparmiato tempo, fatica e difficoltà perché non abbiamo dovuto girare la frittata che in padella non è mai facile e comunque non abbiamo neanche acceso il forno con questo caldo, quindi tantissimi vantaggi per una frittata davvero squisita.